Ringraziamo Benvenuti per il suo contributo, che sicuramente è stato un momento anche di leggerezza positiva. Su molte cose non sono d'accordo, tipo Rossellini e tipo Stalin, però vabbè, cioè, il dibattito è anche questo, voglio dire, qua non censuriamo nessuno, anzi lo mandiamo direttamente in televisione. Adesso vabbè, finito tutto, cioè, non ci sono più interventi, almeno non ci sono più interventi, anzi apriamo gli interventi al pubblico, quindi cominciamo il dibattito. Vi pregherei insomma di alzare la mano e in modo da potervi segnare per eventuali interventi. Dove vuoi? Se il microfono, sì, se il microfono è wireless, sì, può parlare anche dal posto volendo, eh. È già acceso, no? No, si sente. Allora, si sente. Avrei molte riserve già sui fatti dopo il novembre 17, cioè in effetti già all'università un'idea è intervenuto, no? Uno presenti, ci fu una polemica sulla fame che c'era. Io ho letto anche i libri, non so, per le galli, me ne viene in mente uno indubitabile, no? Insomma, che attestano che la Russia ha sofferto proprio la fame nei modi più pesanti fino almeno al 23-24, quindi insomma, non lo so, sono tutte cose molto discutibili. Poi Kronstadt, anche lì è un avvenimento in cui io non saprei dire se veramente il governo ha agito Trotsky, no? Che comandava, mi pare, le truppe contro il presidio che si era ribellato. Ho molti dubbi, quindi tantissime cose da obiettare. Ma almeno una, ecco, lasciatemela dire, è incredibile perché è attualissima, cioè la Cina. Ma come la Cina sarebbe socialista? Guarda, io vi dico solamente il parere di uno che insegnava all'università, non so, fino all'anno scorso, ha dato un pezzone di economia politica e che mi ha definito la Cina una potenza, insomma un paese capitalistico molto forte, in cui però le leve più forti, l'indirizzo, no, essenziale dell'economia è in mano allo Stato. I ritmi di sviluppo sono altissimi, penso che la classe operaia lì sia proprio batostata, non so se ci sono i sindacati, legge come si sente dire, no? Dice, in Cina è come forse la Russia di Stalin, cioè la classe operaia di stacanovismo, cioè botte da orbi, altro che discorsi. E così rimasto stupito, se è socialismo bello, devo dire, io non ci capisco più nulla, non so cosa sia il socialismo, a parte il fatto, per dire, no? L'internazionalismo, no? Non si sente mai dire da questi paesi ad altri, no? Non c'è più propaganda internazionalista, la Cina e la Russia per esempio, no? In un certo periodo erano confinanti, potevano fondersi, no? I confini, insomma, almeno l'anarchismo li combatte i confini, ma anche internazionalismo vuol dire abbattere i confini, invece sono rimasti i paesi ciascuno con la propria bandiera, eccetera. Io, insomma, quindi avrei moltissime obiezioni, ma sulla Cina in particolare è proprio... Sono rimasto allibito, ecco, o sono molto molto ignorante, chiedo scusa, oppure davvero i termini essenziali proprio mi si liquefanno proprio. Io volevo fare un intervento proprio su questo, nel senso che queste obiezioni noi le raccogliamo, però direi si vede che non guardate neanche la televisione. Perché il Report ha fatto proprio un servizio sulla Cina, dove un giornalista pisano, no? È andato e ha parlato con gli imprenditori italiani che sono lì, e gli imprenditori hanno spiegato come lavorano gli operai cinesi. 2 ore di lavoro, 1/4 d'ora di pausa. Ecco, le paghe dei lavoratori cinesi sono diventate le seconde del mondo, dopo gli Stati Uniti. Questi sono i dati del Fondo Monetario Internazionale, di tutti gli organismi economici. Cioè, io direi, è proprio vero che non essere informati, poi si divulgano le cose che
diciamo, i capitalisti producono, ma come arrivano alla pancia e non alla testa, no? Perché chiaramente proprio nelle università i professori universitari dovrebbero sapere queste cose e dovrebbero trasferirle. Tanto è vero che Catone, che è un professore universitario, guarda caso, è un compagno che è stato invitato in Cina ufficialmente a partecipare ai lavori del Comitato Centrale e giustamente un compagno che va in Cina si accorge che sempre in Cina non c'è il partito unico. In Cina ci sono 8 partiti, solo che il partito che piglia più voti e che costruisce la sua egemonia è il Partito Comunista Cinese. Altri G5 non lo dicono. Non lo dicono, no? Se tu pensi, è come dire, qua quando c'era la Democrazia Cristiana che prendeva al massimo diciamo, dei voti, poi c'erano anche gli altri partiti, e là funziona così. C'hanno una Costituzione con delle regole, una Costituzione per di più molto simile alla nostra, no? Che di, anche lei di derivazione dalla rivoluzione bolscevica, quindi dalla Costituzione, diciamo, russa. Allora, il problema vero è che noi viviamo in una realtà che è fatta soprattutto di propaganda. Io ho lavorato 23 anni al Corriere della Sera e ti posso garantire che le parole d'ordine che uscivano dalla redazione del Corriere della Sera era propaganda e non informazione. E questa cosa purtroppo si vede i danni che produce nella nostra società, perché questa cosa è stata, rispetto agli anni di quando sono nato io, no? Io sono un figlio del 1949, quindi fino agli anni 70, compare bene, non c'è più un contrasto di una formazione politica che demistifica le operazioni fatte dalla borghesia internazionale e di cui oggi i nostri politici sono fortemente collegati. Appunto, allora, il prodotto di questa debacle, no? Allora, il problema è evidente che queste cose vengono raccontate in modo tale da produrre, così dice, nella nostra popolazione un rifiuto verso non un modello che va bene per noi, perché il modello cinese, lo dicono loro, è un modello appunto che ha delle basi che riguardano le questioni internazionali, ma che è supportato, no, è costruito su una cultura, su delle tradizioni e che vengono modificate nel momento in cui diciamo in quel paese si superano anche determinate situazioni socio-economiche e quindi anche vengono introdotte altre forme anche di cultura, no? Che sono in rapporto alla dialettica che avviene appunto tra popoli, tra culture anche diverse, di cui i cinesi tengono conto. I cinesi non hanno mai fatto una guerra se non in difesa di un popolo aggredito, no? Che era questa, è stata la roba in Corea o in Vietnam, no? Ma non sono mai intervenuti tranne Corea direttamente, hanno sempre fatto da supporto, a differenza degli americani, no? Che è il modello di democrazia assoluta, che invece pianificano sistematicamente gli interventi in tutti gli stati del mondo, compreso il nostro, no? Perché appunto la seconda guerra mondiale, che è figlia di una crisi del sistema capitalistico, ha prodotto la distruzione, no, di tutta l'Europa per permettere agli americani di rafforzare le sue posizioni che si erano già rafforzate anche con la prima guerra mondiale. E quindi il problema è che l'imperialismo appunto si muove secondo dinamiche dove è prevista, no, la distruzione di intere aree, di interi popoli, e ridisegnare quindi le cartine geografiche. Certo che in tutti i paesi c'è la bandiera di quelle nazioni, perché oltre alla bandiera rossa, no, c'è anche una cultura che arriva da un'altra, diciamo, da un'altra storia, di cui devi tenere conto, e il superamento anche di quelle bandiere è un processo lungo nel tempo, e noi siamo coscienti di questo fatto come comunisti, che le cose non si devono imporre in modo brutale, violento, finché è possibile, no? Lo facciamo solo se siamo aggrediti. Difatti noi abbiamo costruito un movimento in tutta Europa, no, che aveva un nome, si chiamava Resistenza, che non era, il nome che usavamo non era aggressione, no? Aveva proprio un altro significato, proprio perché noi agiamo di conseguenza ciò che subiamo, no? Non è, perché noi siamo, appunto, la parola d'ordine della rivoluzione russa era la pace. Perché? Cosa stavano facendo in Europa i capitalisti?
stavano pianificando un olocausto, come diceva quel signore americano che la prima guerra mondiale l'ha vista, no? E l'ha potuta raccontare, che però gli storici ufficiali occidentali non dicono la pianificazione dello sterminio della classe operaia e dei contadini d'Europa, perché erano tutti socialisti o comunisti e di conseguenza non andavano bene, bisognava spazzarli via, e hanno fatto fuori delle generazioni, perché appunto facendo fuori decine di milioni di persone quel problema, no, veniva meno, no, per la classe, capito? Perché hanno inventato la guerra di trincea, no, e tutte quelle robe lì, perché quelle cose l'hanno proprio pianificate. E di fronte a questo, di fronte a questo, col fatto che in 68 anni, perché la rivoluzione cinese c'ha i miei anni, o la rivoluzione russa in pochissimi anni, hanno portato fuori, i dati sono questi, hanno portato fuori da situazioni di fame, di tu hai parlato della Russia del 23, no? Del 17. No, c'è stata la guerra civile. La guerra civile, l'aggressione di 16 armate contro quel paese, tra cui l'Italia. No, no, c'era stata la guerra. Quella è venuta dopo. Già nel 17. No, era prima, ma poi c'è stata l'aggressione di 16 armate nei confronti di quel paese. Quindi hanno dovuto difendersi, hanno dovuto fare diciamo, costruire il comunismo di guerra, purtroppo, no? Di cui però la borghesia interna e le classi ricche nascondevano le derrate alimentari, ne facevano di ogni. E quando in quel famoso la scuola a Pisa, ho visto i filmati sì, fatti vedere da Levi in televisione con i suoi commenti, non veniva spiegato che i russi hanno filmato tutto di quello che è successo in Russia, tutto, ci sono filmati su tutti i periodi, si vede anche appunto che vanno a requisire le derrate alimentari che i culacchi andavano a nascondere. Ma chi erano delinquenti? Quelli che andavano a prendere le derrate alimentari per distribuire alla popolazione, o quelli che si nascondevano? Allora il problema è, cavolo, bisogna guardare le cose con un'ottica disincantata, bisogna guardare le cose, cioè io con Paolo Benvenuti stiamo discutendo del periodo degli anni 30, di quelle cose, ma però hai sentito anche lo storico russo che ti dice che cosa volevano quegli artisti. Volevano la meritocrazia di tipo borghese, volevano più soldi, volevano dei meriti, no? Come succede qua, no? E infatti la Russia si è visto con la meritocrazia borghese come è arrivata, dove è arrivata. Allora il problema è quali valori noi dobbiamo rigenerare nel genere umano, e sono i valori della solidarietà o del carrierismo o del fatto che tu trovi i giovani oggi. Io sono rimasto scandalizzato, cioè io sono abituato come generazione al fatto che se uno mi dà un volantino anche pubblicitario lo prendo e guardo che cos'è almeno, no? Vedere che su 100, su 300 ragazzi 150 sicuramente l'hanno rifiutato in malo modo, alcuni strappandolo in un modo assurdo. E questa è l'educazione che si dà, no, poi noi abbiamo fatto questa iniziativa, no, si vede nella città col CNR, con la più alta quota di scienziati per metro quadro, dove ci sono un'università, una università che c'è in Manuzzo, e abbiamo parlato con professori, cioè sì, certo faremo qui, e non si vede nessuno, perché dire la verità per loro significa perdere il posto oggi. Questo è ciò che c'è in questo sistema. Dire la verità per uno che lavora nell'informazione come sottoscritto significa che ti manomettono l'automobile, come è successo al sottoscritto che ha rischiato di andare fuori strada, no? Perché mi hanno, diciamo, bloccato il corpo farfallato della mia macchina. Significa che mi hanno tolto i freni dello scooter, significa che mi hanno messo Mario Moretti come coinquilino quando indagavo sui fenomeni del terrorismo, significa che mi hanno mandato i mafiosi sotto casa. Questo è il sistema capitalistico, bella roba, bella roba. Io sono stato nei paesi dell'est, lasciavo la macchina aperta, non mi è successo niente, no? Con la radio accesa non mi è mai successo nulla. Come mai? Guardiamo gli effetti della qualità della vita. I russi campavano più di 70 anni. Con l'arrivo di Yeltsin
no? È intervenuto l'Organizzazione Mondiale della Sanità per dire: ma come cacchio è che lì muoiono come mosche? Sono morti quasi 10 milioni di persone nel giro di pochissimo tempo per gli stenti, e prima, pochi anni prima, non succedeva. È il santo Dio. E questo è l'introduzione del capitalismo, no? L'abbiamo visto in Ucraina che cosa ha voluto dire, no? Il fatto che hanno abbracciato le nostre con le rivoluzioni arancioni, cosa hanno combinato in Africa e in Medio Oriente. E porca miseria, lì sotto gli occhi di tutti. Eppure noi siamo qui a pensare che la Cina, che fa una politica pacifica, perché non ha gli armamenti degli Stati Uniti, non spende tutti quei soldi per gli armamenti, no, c'è una differenza di 1.600 miliardi rispetto a 200-300, c'è una differenza abissale, ma quelli sono costretti a organizzarsi, perché si sa qual è la politica americana. Andiamo a parlare con un capo CIU e ce lo spiega lui come funziona il meccanismo americano. Posso dire una cosa? Io credo che a proposito della Cina si debba tener conto di una cosa, che una società come quella cinese, che è antichissima, aveva prima della rivoluzione strutturato un sistema sociale appunto millenario. Mao Zedong stesso metteva in evidenza che questo sistema avrebbe potuto riprendere il sopravvento sulla rivoluzione, che era stata molto forte ma che doveva ancora insediarsi, doveva ancora, diciamo, rafforzarsi. Del resto Mao Zedong stesso ha detto, e questa è una cosa che non viene ricordata ma secondo me è molto importante, ci vorranno 10.000 rivoluzioni culturali. Cioè metteva in evidenza che il socialismo non è una cosa che si conquista e che rimane, ma è una cosa che va continuamente tutelata e riconquistata e rifondata, e anche contro forze contrarie che si sviluppano all'interno stesso del sistema, e noi dobbiamo tener conto di questa cosa qua. Quindi credo che in Cina sia anche giusto mettere in evidenza, per quanto riguarda l'attuale Cina, delle cose che ci lasciano perplesse riguardo per esempio al forte arricchimento di certi personaggi, cioè questa è una cosa indubbia, indubitabile, no? Il fatto che abbiano comperato tantissime terre in Africa, per esempio, insomma, cioè, ci sono degli elementi della politica cinese che ci devono lasciare perplessi. E quindi teniamo conto che uno dei più grandi rivoluzionari del Novecento ha detto queste cose che dobbiamo tenere presente. Andrea, magari per le risposte dopo, facciamo... Più che altro una curiosità, mi sono perso la parte introduttiva perché sono andato tardi anche per gli interventi. Però riguardo alla massoneria, spesso si fa riferimento anche in opere, insomma, tutte da discutere, tipo quella sulle orologi di... si chiama Gioiele Magaldi, no? Ma poi, insomma, si ripete anche altrove, sulla fondazione dell'orologio del Mestre da parte di Hendrik, no? Non so se ne avete già parlato. Quella è una cosa, cioè si tratta di disinformazione, è un passaggio che è esistito, e poi anche della figazione. E poi della figazione anche poi negli anni successivi di molti responsabili di primo livello della sovietica, varie logiche, da quella di Mestre, no? Cioè che da Mestre naturalmente non è un passaggio molto progressista, anche nelle varie sfaccettature della massoneria, che anche Garibaldi era massone, cioè quindi ci sono state, tuttora ci sono diversi orientamenti, però cioè, colpisce che se fosse vero e per quale ragione che a un certo punto decide di fondare una loggia intitolata a questo personaggio. E poi su questa cosa ci sono stati ricamati ipotesi. Una domanda. Allora, primo, partiamo dall'ultimo, poi arriviamo di nuovo alla cifra. Allora, in Lenin e il Partito Bolscevico col sesto congresso decidono di attaccare frontalmente la massoneria, attaccando i compagni francesi e facendo capire anche agli italiani di stare parecchio attenti. Difatti, dice il Partito Bolscevico, e manda Trotsky
di cui i bolscevichi sapevano le pecche, a fare questo tipo di battaglia, perché Trotsky aveva nel suo seguito un personaggio che si chiama Fritz Zeller, che poi diventa il capo della massoneria francese. E dice Lenin e i bolscevichi dicono che bisogna interrompere qualsiasi ponte con questo tipo di organizzazione, che è la più grande truffa costruita da parte della borghesia nei confronti, una borghesia su posizioni radicali nei confronti del proletariato di tutto il mondo. Quindi non ci sono santi, o rompete o vi sbattiamo fuori. Questo è stata, e difatti comincia una guerra frontale anche al proprio interno, in cui ogni volta che veniva individuato un massone di un certo peso veniva bastonato, come si dice, veniva messo in condizioni di non muocere, tra cui quel famoso generale, si chiama Lukashenko, il nome del genere, che viene preso e fucilato perché faceva la spia con gli inglesi. Allora questa cosa poi nei comportamenti dei partiti comunisti, no? Soprattutto sull'esperienza anche dei comunisti italiani, con la guerra di Spagna in particolare, dove si è visto appunto le formazioni borghesi dentro la Repubblica Spagnola e anche gli anarchici come si muovevano all'interno di queste dinamiche. Tanto è vero che i massoni interni alla Spagna, insieme poi agli inglesi, compagnia bella, fanno arrestare il gruppo dirigente della, diciamo, della resistenza spagnola, e gli inglesi si portano via sul loro piroscafo. E questa cosa la descrive molto bene Filippo Gaia, no? In un suo libro, no? Dove ci sono tutti i documenti, diciamo, che provano questo. Allora, il problema che per i comunisti italiani ha voluto dire introdurre, fare una battaglia nella Costituente per mettere l'articolo 18 e Togliatti, che è stato in Spagna, appunto, che ha girato il mondo, che conosce queste cose, che ha detto in polemica con gli azionisti e con tutti i gruppi liberali, che andava messo quell'articolo, no? E fa una battaglia frontale contro tutti, sostenuto solo da Dossetti, no? da quest'area, però sufficiente come peso politico per farlo passare. E noi ce l'abbiamo, e questo articolo qui poi si ritrova anche nelle altre costituzioni, se non mi ricordo male ci dovrebbe essere anche in quello cinese. Allora, il problema per i comunisti è capire bene che cos'è questa organizzazione. Ragazzi, questa è l'organizzazione vera dei capitalisti. La creazione del doppio Stato è una delle cose che noi come sezione abbiamo studiato, è il modo di muoversi che ha il capitale rispetto, no? Quello di creare uno Stato parallelo a quello che ci fanno credere che è quello che conta, invece non conta, ma quello che conta è quello che sta, che manovre dietro le quinte, che dà gli ordini, le indicazioni, e oggi anche i magistrati, come il giudice Lombardo, sulle indicazioni di un alto massone iscritto all'Andrangheta, ha dovuto, insieme a tutto il gruppo legato all'antimafia, tra cui la Rosi Bindi, ha dovuto prendere atto di questa cosa. C'è oramai sempre di più negli atti dei processi che riguardano l'Andrangheta, la mafia e compagnia bella. Tutti i grandi capi di queste organizzazioni, che sono organizzazioni militari di fatto, di controllo del territorio, oltre che fare affari, no? E che hanno il compito di eliminare tutti i rompiscatole, no? Visto che siamo in sistemi democratici, quando non arriva, certe cose non le può fare lo Stato gestito da loro, perché sennò gli crolla l'immagine, no? Dello Stato democratico, lo fanno fare a questo Stato parallelo di cui la Camorra, l'Andrangheta, no? E la mafia sono parte integrante. Allora, i grandi capi dei grandi gruppi bancari e delle grandi industrie sono i vertici supremi di questa organizzazione e sono ormai all'ordine, come dice Magaldi, Magaldi essendo... Non è un compagno, beh, c'è un grado dentro la massoneria che si chiama, c'è il grado per capire come funziona. C'è il grado, diciamo, numero 3, che è quello del, no, del maestro, numero 2 è il compagno e l'apprendista è il primo. No, poi, se un capo di Stato indirizza verso una certa, nonostante che a me Putin stia simpatico per gli equilibri internazionali, il problema è invece quello di
ha una linea politica che lo porta molto vicino alla Merkel, no? Magari dici qualcosa. Vabbè, quello io non lo so, però questo fatto che ha questa linea politica vicino alla Merkel significa che noi dovremmo fare chiarezza nei rapporti con i comunisti russi, di fare delle battaglie in modo tale che si spieghi bene sia ai tedeschi ma anche a tutto il mondo qual è il ruolo della Germania guidata dai capitalisti, perché il plusvalore prodotto da un operaio tedesco, che è quello più pagato, no? Diciamo mediamente in Europa, è, guarda caso, è talmente alto rispetto a quello, allo stipendio che prende, anche se per noi è alto, no? Perché è il doppio di quello che, diciamo, di un lavoratore italiano. Il risultato che si ottiene è che però l'estrazione di plusvalore, quindi di sfruttamento che c'è in Germania, è il doppio di quello che c'è in Italia. E questa cosa qui va calcolata secondo i parametri, no? E gli studi che ha fatto Marx, no? Sull'economia capitalistica. Perché sì, vedere pagato tanto, però cazzarola, questo produce 100 milioni, questo qua ne produce 400. C'è una bella differenza, no? Quindi è più fregato per il tedesco. Quindi penso da quella scrittura. Per quanto riguarda la Cina, allora, i cinesi. I cinesi, il fatto che appunto, sanno che è una lotta di lungo periodo per raggiungere il socialismo, quando vanno negli altri paesi, ad esempio, secondo la politica della Via della Seta, come la chiamano loro, fanno una politica, ad esempio, di investimenti alla pari. Cioè loro, trovi un paese dove tu vai a scambiare, no? In modo paritetico, dove appunto non solo, ma poi ti costruiscono le infrastrutture nel tuo paese. Una cosa che fanno, aprono le università, le ferrovie, fanno le strade, fanno tutto quello che ti permette una, ma mantenendo una logica che io e te siamo paritetici. E questo per uno Stato che ha all'interno anche modi di produzione capitalistico, ma c'è anche modi di produzione socialisti, perché ad esempio la più grande fabbrica di elettrodomestici della Cina, dove lavorano 400.000 persone, sono diretti dall'assemblea del consiglio di fabbrica. Il giornalista di Repubblica, quando andò a fare un servizio, si sentì dire: sa, io mi rendo conto che per lei è difficile da capire questa cosa, che gli operai qui dentro sono quelli che fanno i piani della produzione e fanno gli elettrodomestici per tutte le case, no, del mondo. Certo, fanno elettrodomestici secondo standard di produzione, di qualità, no, perché stanno puntando alla qualità. La Cina sta passando in tutti i settori, compreso quello ambientale, è quello che investe di più, ma investe poi quest'anno la Cina investe dai 50 ai 60 miliardi di dollari per le questioni ambientali a casa sua, ha prodotto milioni di ciclomotori elettrici per evitare che ci fossero i motorini che buttano nell'aria schifezze di questo tipo, sul disinquinamento delle acque e del territorio, è quella che spende di più in assoluto, perché lo sa che c'è quel problema. Ma il problema della nebbia, no, e dello smog su Pechino è uguale a quello che abbiamo in Lombardia, in tutta la pianura padana. Solo che lì se ne parla e è di dominio mondiale il problema. E loro stanno lavorando, producendo anche nelle università scienziati specifici su determinati argomenti come quello dell'inquinamento, cosa che non fa nessuno. Guarda, quanto si spende per la ricerca nel nostro paese, poi in Europa rispetto a quello che spendono loro? Non c'è paragone, quindi il problema è capire se, non solo, poi la questione dei dirigenti. In Cina tu puoi fare investimenti ma non sei padrone di nulla, puoi investire, il terreno non è tuo, il capannone non è tuo, puoi solo avere... concordare con i sindacati lì la mano d'opera. La classe operaia cinese ha avuto un incremento negli ultimi due anni di oltre il 40% dei salari, no? E il problema è che tu concordi, c'è un sindacato che tratta,
esistono i sindacati in Cina. Questa cosa, no, ma sembra stare sulla Wikipedia, guarda, c'è anche sulla Wikipedia queste cose qua, che te la raccomando la Wikipedia, no? Allora ti dico, porca miseria, il problema che un dirigente, quello della Apple in Cina, aveva solo la possibilità di far lavorare i lavoratori cinesi, ma tutto quello, l'impianto che c'era lì è tutto del governo, è tutto del popolo cinese. Visto che si sta facendo ormai tardi, se invito ancora qualcuno a intervenire, a fare qualche domanda, è un discorso molto lungo, che è giusto fare, sarebbe bene fare e sviluppare in un altro momento. Ci stato due volte. Sulla questione della massoneria, sulla questione della massoneria, di Diana Mandelli poteva dire. No, ma ce l'ho io. Grazie. No, non è anche moltissimo da dire, perché c'è cioè, così. La notizia che viene sarebbe appartenuto ad una avrebbe fondato una loggia massonica, sempre in l'alto vivo, Berna, comunque è di Gioele Magaldi. Io però francamente non è. Magaldi lo sai che non porta. È interessante di quelli Magaldi, no? Parla delle super logge. Come si sente adesso? Sì. Lui magari parla delle super logge o world logge, sono delle grandi logge massoniche internazionali, occulte, e dice che Lenin avrebbe fondato, sarebbe appartenuto ad una di queste logge massoniche e poi anche molti dirigenti sovietici. Però il problema è che Magaldi, pur avendo scritto un libro interessantissimo e con dei dati che secondo me indirettamente si confermano con altri soggetti, però non porta nessun genere di prova. E quindi questa è un'informazione che per adesso resta lì. Io quando cito Magaldi nei miei libri dico, secondo informazioni che necessitano di ulteriore conferma, lo cito perché il libro è coerente, cioè spesso. Ora, io però devo dire una cosa sulla massoneria, cioè un conto della massoneria come si è organizzata storicamente e quali fini si è dato in realtà, no? In realtà, che è quello che ha detto lui. Teoricamente però la massoneria è un'associazione di uomini liberi che in fondo cerca di realizzare tutto quello che la libertà potrebbe realizzare, quindi teoricamente la massoneria non è soltanto quello che poi si è effettivamente realizzato. Tutto sommato, i bolscevichi, tutto sommato, erano un'organizzazione di tipo massonico, segreto, ma tutto, capite, tutti questi movimenti rivoluzionari, di per sé, anche se non si chiamano massoneria, hanno un'organizzazione di tipo massonico, perché lo sviluppo della libertà e della realizzazione di quello che il sogno dell'uomo può fare, cioè all'inizio della massoneria, all'inizio, c'è uno sfondo, no? di sprigionamento di energia che va verso la realizzazione della libertà. C'è da dire che la massoneria però ha sempre dentro un aspetto spiritualistico, esoterico, quindi anche l'affermazione della libertà assoluta è complicata da spiegare, perché la libertà assoluta alla fine è l'identificazione con Dio, perché è Dio che crea dal nulla tutto quanto, no? Quindi alla fine c'è anche uno sfondo per cui, se volete, gnostico, per cui l'uomo è il vero, lo diceva Feuerbach, no? Il vero uomo, cioè il vero Dio è l'uomo, e quindi si realizza la propria libertà che è il potere divino di creare nel modo in cui la libertà gli suggerisce di realizzare. Quindi le realizzazioni storiche della massoneria sono quello che sono, però sappiate che all'interno di questo, diciamo, nello spirito originario, se volete, c'è tutto il mondo moderno, c'è tutto il mondo delle rivoluzioni, tutto il mondo delle trasformazioni liberali, scientifiche, quello liberale, quello socialista, cioè in fondo nascono dallo spirito massonico. Quello originale, quello che viene fuori alla fine del Seicento, inizio del Settecento. Perciò, ecco, quando si parla di massoneria, io dividerei sempre. Le realizzazioni storiche sono terribili, perché è davvero il partito della borghesia, quello che dirige occultamente, anzitutto la borghesia, no, è il partito del capitale, perché il capitale va al di là della borghesia, il capitale è anche, può anche essere nemico della borghesia, perché il capitale ha una sua natura
quasi spirituale che agisce al di là delle persone. Cioè le incarnazioni del capitale sono tante e quindi è proprio perché hanno un'idea esoterica, in realtà il capitale è un soggetto spirituale che poi si incarna in tanti modi. Comunque sia, non è detto che debba essere per forza così, perché lo sfondo originario è quello dell'affermazione della libertà assoluta. Pericoloso, dentro sviluppa l'individualismo, no? Sì, con dentro è deflagrante, è una potenza pericolosissima, ma è quella che poi ha creato, se vogliamo, come spirito il mondo moderno, con tutte le sue manifestazioni. Perciò, ecco. Un applauso agli organizzatori. Visto che mi spetterebbero le conclusioni, ma non le voglio fare perché non mi voglio tediare, vorrei dire solamente una cosa. La questione della propaganda è una questione cruciale. Noi persone comuni, io sono un operaio, non sono un grande studioso, no? Però mi cimento, leggo, confronto, raffronto, perché è facile farsi prendere, che ne so, da una citazione, da un passaggio del libro, innamorarsi e credere che quella è la realtà. Nella storia e nella politica questo procedimento non va bene. Oggi si confondono tante cose. Se si guarda la televisione, i telegiornali, la bugia è sistematica, ma noi persone comuni pensiamo che fondamentalmente non è così. Non è che poi non ci raccontano tante bugie, forse ogni tanto sì, non ci sono questi complotti, la massoneria sì, sono dei buontemponi fondamentalmente, ma alla fine non fanno niente di male, la libertà è anche quella. Quindi viviamo in questo miscuglio, in questa confusione continua, in questo brodo di informazione che non riusciamo a gestire, perché non è la oggi, nonostante ci sia un volume, una massa di informazione che non è uguale nella storia, che è fatta ad hoc, noi non ci capiamo un cazzo, voglio usare proprio questa parola per rompere, non ci capiamo nulla. Perché? Perché l'informazione, quando è buttata lì continuamente, un tot al secondo, noi non abbiamo tempo di assimilare, il nostro cervello ha una velocità limitata, siamo molto affascinati da questo termine, la velocità, ma la velocità deve essere controllata, altrimenti la velocità ci sfugge. Quando noi siamo su una macchina abbiamo un modo di pensare diverso da quando siamo a piedi. Quindi è molto importante, la velocità di informazione è pericolosa, ci buttano là un sacco di notizie, noi non riusciamo a discernere quali siano vere e quali siano false. Leggendo, trovando informazioni sulla rivoluzione bolscevica, ho trovato delle cose agghiaccianti. Siccome ricorrono i 100 anni, sui giornali borghesi, tipo il Fogliaccio, tipo il Foglio naturalmente, tipo il Libero, vabbè, non si dovrebbe nemmeno menzionare tra i giornali, comunque tutti i giornali, anche quelli insospettabili come Repubblica, hanno un'opera di revisione storica che è qualcosa di agghiacciante. Quello che mi preoccupa è che se io, operaio, riesco in qualche modo non a trovare la verità, ma almeno ad avvicinarmi, e non c'è nessuno storico che si alza quando quel cretino di Paolo Mieli, no, su Rai Storia, si permette di dire che il Che Guevara ha alzato la mano ed è diventato economista così, perché è diventato, ecco, ministro dell'industria perché ha alzato la mano, perché non aveva capito, lui aveva capito chi è un economista, lui ha capito comunista e ha alzato la mano. Se noi vogliamo, ecco, in un canale di storia raccontare questi fatterelli, allora veramente non ne possiamo mai uscire. Sui bolscevichi c'è stato scritto di tutto. I bolscevichi non erano santi, erano degli umani. I bolscevichi sono cresciuti nell'arco di 8 mesi, non potevano controllare la Russia 150 milioni di persone. Nelle guerre che ci sono state dopo, è normale che uno a cui hanno ucciso i genitori, la famiglia e i figli, magari poi si è vendicato. Lenin poteva dire state calmi, ma poi la guerra è guerra naturalmente. Io ho letto addirittura un articolo sul Foglio che diceva che i bolscevichi sono stati i creatori del nichilismo in Russia. Ma cosa ci azzecca il comunismo col nichilismo? Ho letto frasi di Lenin che diceva ammazzate,
sterminate tutti i contadini. Io non ho letto tutte le opere di Lenin, ne ho letto una buona parte. Mi sono dannato per 2 giorni a cercare quelle citazioni. Su tutto internet non le ho trovate, non sono di Lenin. Eppure su giornali della nostra democrazia appaiono queste fandonie. E allora, quale verità di quale parliamo? Cioè, noi ci progioliamo nell'idea della democrazia e delle libertà. La libertà se è una e non è nemmeno così assoluta. Le libertà non esistono, perché le libertà sono quelle che il capitalismo ci vuole far credere come libertà, non sono altro che un modo per diventare schiavi. Consolare nelle scuole è già partita la campagna contro le fake news. Comunque noi ci riuniamo contro le fake news. Scusami, voglio solo dire, se ti può consolare, nelle scuole è partita la campagna contro le fake news. In diverse scuole che conosco io girano personaggi che invitano gli studenti a diffidare di notizie false, che naturalmente sono tutte quelle che provengono dai canali non ufficiali. Quindi la verità sarà ripristinata tra poco, sarà quella di regime, ecco, poi non ci sarà più dubbio.